Amiche e amici, la volevo fare dal bar, ma non ho potuto perché è stato invaso da gente, pieno, pieno. Questa mattina, secondo turno di prime comunioni, quindi c'erano aperitivi, chiacchiere, wow, siamo scappate con la menù ai periti, poveraccio, non capivo più niente. Dal silenzio alla bolgia infernale. E allora sono qua, devo ancora pranzare, sono sulla terrazzetta, mi faccio scaldare dal sole, ci sono delle nuvole che stanno arrivando. Sapete quando il cielo è bello blu e poi ci sono le nuvole flottanti? Ecco, un po' così. Verso l'una invece si intravede un po'. Minuscola, ti fai male? Vieni qua. La Minù ha sentito passare un cane con un bambino e ha preso una chiorbata contro il cancellino perché l'ho accostata da quella parte con la cuccia. Ora speriamo che si calmi. Vai, cuccetta, Mina. Mina Cuceta, brava, poveretta, non se l'aspettava il cancello così vicino. Per chi non la conoscesse, la mia cana è non vedente, santa polenta. Ecco, invece dicevo dall'Umbria, là c'è un po' di foschia, ci sono più nuvole che dal sud pare vadano al nord, ci girano per la testa. Allora, prima che il tempo peggiori, poi ho fame, voglio andare a pranzare, ho messo a scaldare la pentola col riso sopra quella col pesce, così ho fatto un castello bello, marcondino, dinondello. E allora lo sfogliamo, lo recensiamo. Allora, questi pantaloni li abbiamo già visti. Ve li ricordate? C'è un riciclo, eh? Questi calzoni me li ricordo non sul burda, ma sul piumaglia. Ah, è sul piumaglia. Poi li vado a vedere, stesso colore. Quindi burda e piumaglia sono parenti secondo voi? La casa editrice è la stessa. Gli appiccichini, gli involtini, gli omaggini sono quelli. Mannaggia, vedete un po'. I trobarobe, che poca fatica che fanno. Va bene, insomma, vediamo questa maglia. Che mi ha piaciuto lo scollo. Intanto non c'è un collo, un bordo da fare. È già buona cosa, è giusta. È carino così, traforatello. Beh, con la serata di ieri ci sarebbe anche stata. Qui c'è una maglietta, una t-shirt, una canotta. Vedo le braccia nude, sì, è una canotta. Carina come canotta. Bene, mi piace anche il bracciale. Mi piace anche adesso. Io qui vedo poco, lo schermo è inscurito, quindi non capisco. Chissà cosa vi farò vedere. Allora, qui abbiamo un'anticipazione di quello che troveremo dentro. Ah, cosa vi volevo dire? Siccome la mia cartolaia mi ha mandato una foto tramite WhatsApp e mi ha detto: signore, questo qua. E ho visto che c'erano i gadget, mi ha preso un colpo perché erano quei due brutti gomitoli 25 grammi di acrilico brutto che non è né similana né similcotone. Dove lo metti? Cosa ci faccio? Forse ci farò dei fiori. Ci farò dei fiori da mettere dove? Non lo so. Però che ci posso mai fare? No, una borsa no, perché è brutto. A presini non servirebbero a niente, potrei bruciarmi. Roba a Minù non gliela faccio, perché Minù ha bisogno o di avere caldo e quindi serve la lana, pura lana, o niente, perché laga caldo e serve che abbia un ventilatore, una bacinella dove tuffarla. E si è messa per terra. Le ho messo la cuccetta là al fresco, all'ombra. E quindi non lo so, e quindi mi ha preso paura. Signora, ma è sicura che sia nuovo? Perché c'è scritto speciali, vedete, gli speciali burda maglia. Io gli ho detto aiuto, speciale in che senso? Che c'è la sola, c'è la, perché ci hanno dovuto mettere i gomitoli? Perché non ce lo fanno sfogliare? Si è detto, signora, mi ha detto stamattina, guardi, facciamo così, perché ieri ci sono rimasta malissimo, perché un bambino qua davanti a me ha aperto un pacchetto di carte, non so di che roba, io non mi intendo più di quelle cose di per bambini, e 6 euro, 6 euro l'ha aperto e dentro c'erano degli incarti di caramelle che vendiamo qua, e meno male che l'ha fatto davanti a me, quindi devo trovare il modo di fare reclamo. Quindi lo apriamo da una parte, se è brutto sa cosa si fa? Glielo rimandiamo indietro. Oh, le voglio già bene, gli ho detto. Non abbiamo tanta confidenza. Perché di solito le riviste le ho questo qua vicino, però ero lì, mi fai piacere, mi stampa qui, mi stampa lì, mi stampa là, il babbo mi porta la legna, quella che mi serve anche poca. Tu, vabbè, insomma, devo fare un po' qui, un po' lì, un po' là, non ho mica firmato contratti io. E qui ci comprerò qualcos'altro, visto che c'ho anche degli alimenti. Allora, cosa mi è piaciuto di questo numero? Vabbè, comunque che è coerente con la stagione, a differenza del gadget che non ci incastrava niente. E stamattina chiacchierando, anzi, poco
poco fa, chiacchierando tramite messaggio con un mio caro amico di maglia di uncinetto, che è anche amico di tanti voi, e mi ha detto: anch'io sono rimasto fregato perché quegli acrilici, che lui li usa, erano brutti, non ci si può fare niente perché ha gusto, ecco perché li sa usare, ci fa anche altre cose. E ha anche delle amiche che gli chiedono cose con determinati filati con percentuali di acrilico o completamente acrilici, quindi bisogna saperli scegliere. Quelli sono brutti, se sono brutti, sono brutti. E io invece sono stata fortunata l'anno scorso, un anno e mezzo fa, perché avevo trovato una cake di bambù. Non so se ve la ricordate, qualcuno che mi segue da un po'. Era bambù e cotone, bellissimo perché era un filato mosso, fantasia con inclusioni, una bella torsione, divertente. Così non l'avevo ancora usato, ne ho usati miliardi. Miliardi no, centinaia. Sì, centinaia sì, di filati fantasia. E quello era carino e quindi non ero rimasta fregata. Il rapporto qualità prezzo della rivista non l'ho manco guardato, dico cos'era, invece mi è andata bene che c'erano delle cosine carine. E quindi quando c'è il gadget, che paura. Ah, ho saputo che come gadget di mani di fata, perché sto mese pure quella ci si è messa di impegno a farci prendere i coccoloni, ecco, io e qualche altra amica abbiamo trovato degli uncinetti, i prin, quelli in metallo, impugnatura classica, quella che piace a me, che è un metallo argentato satinato, gradevolissimo da tenere tra le mani. E invece un'amica ci ha trovato una matassina da ricamo, quindi magari se andate in un'edicola dove trovate tanti numeri, controllate che se magari la matassina non vi interessa o all'uncinetto preferite la matassina, ecco, buttateci un occhio, insomma, non prendetele a caso. Io quando ci sono i gadget li vado a spulciare, erano tutti uguali, guarda la signora, i gomitoli brutti. Allora, ho dato un'occhiata veloce, non ho visto proprio tutto mentre ero al bar, che poi è arrivato il bordello e devo dire che mi è piaciuto perché sanno essere accattivanti. Adesso io non vi so dire se abbiamo delle costruzioni top down con i circolari, magari se siete brave, guardate, vedete più o meno la costruzione, vedete i volumi, guardate le misure, vedete i filati, potete recuperare qualcosa che già avete. Magari siete capaci a convertire una costruzione in un'altra se siete bravi. E abbiamo tante belle idee, ma tante tante, che sapete che poi con poco le possiamo modificare. Quello che ci sembra troppo stretto lo allarghiamo, quello che ci pare troppo dritto lo svasiamo, quello che ci pare troppo ampio lo riduciamo. E la scollatura profonda la riduciamo, la scollatura troppo accollata la approfondiamo, insomma, si possono fare, insomma. Chi ha un po' di pratica o anche un po' di coraggio, ecco, non serve avere chissà quanta pratica, un po' di coraggio. E devo dire che i colori sono attinenti alla stagione. Abbiamo delle idee per bebè. Abbiamo delle idee per bebè. Ad esempio, mia nipote preferisce alle tutine, dove, vediamo se le becco, dove stai? Vieni qua, tra la lira e tra la la. Non ci capisco cosa prendo, cosa riprendo. Abbiamo i bambini qua, vediamo un po', eccoli qua. Allora, mia nipote, ad esempio, per le gemelline preferisce modelli più ampi, quindi non il pantalone che va giù dritto un po' così, ma proprio fu, belli, fu, belli largosi. Vabbè, abbiamo dei cuscinetti, abbiamo la scamiciata, abbiamo la borsetta, vabbè, ci sono delle cose gradevoli. Guardate questa bambina, che bella maglietta, che va bene per lei, va bene anche per me, va bene anche per altri. Mi trovo, guardate, questa cosa qua mi trova consenziente. Ecco, questo modellino qua, ora ce le andiamo a vedere dentro. Oh, allora, una cosa che mi è piaciuta pensando ad esempio al Kid Silk delle Lollo è questa vestina qua, che può essere una blusa, poi allungando le balze, insomma, possiamo anche rendercelo un po' più comodo, un po' più ampio. Mi piacciono poi le manichine così, lo trovo veramente delizioso. E quindi come vestitino non ci andrei in giro cortetto, però un po' più lunghetto magari sì. Allora, dice, ma è in estate? Sì, ragazzi, perché l'Italia, ad esempio, è lunga e il clima non è tutto uguale. Possiamo andare in vacanza anche in luoghi freschi d'estate? Eh sì,
oppure essere in luoghi caldi in tarda primavera o in principio di autunno e avere la possibilità di indossarle queste cose in alcuni momenti della giornata e non aver voglia di indossare colori autunnali, ma che può anche diventare tale, ma di indossare colori dei fiori, delle sportulacche. Quindi questo, se avete del kid silk, ecco un buon modo. Allora, abbiamo anche un economico soffio, che è un mohair, un kid mohair e viscosa distribuito dalle Lollo. Ma abbiamo anche questa nuova versione di kid silk lussuosa, sempre prodotta dalle Lollo. Poi abbiamo anche il soft lino. E tu, insomma, fa una prova. Questo è un modello che si può adattare facilmente. Vedetelo un po' com'è. Quindi la balsa, se la vogliamo più corta, la facciamo più corta. Se non vogliamo l'effetto Charleston, vita bassa, lo alziamo. La manichina così la trovo femminile, gradevole, proprio tanto, tanto, tanto. Poi di qua, ecco, io sta moda che il golf davanti deve stare sulla panza, dentro i pantaloni o la gonna, proprio, boom, ma non mi piace proprio niente, ma proprio, mi sta risbulinato. Ecco come si dice, aspettati, ma poi... Ma è tempo sbulinà quando hai i vestiti dentro e fuori. Non mi piace, non mi piace, non lo trovo proprio simpatico. Così come non mi piacciono i finti lacetti, le finte culisse. Quelle che ce l'hai lì, che ti fa il bozzo sotto la maglia, che se serve a niente perché non stringe, manco mettercelo, risparmialo, no? È un orpello proprio inutile. Questi pantaloni alle nordiche devono piacere tanto. E anche le scarpette a punta, fusolate, mamma mia, no, anche no. Però guardate che bei fiori, che bella finestra, che bell'ambiente, che bella panca. Vedete un po' che carino il questo robo qua che serve per mantenerlo in assetto. Questa è una branda da cagnolino, però può essere anche una seduta per tutti, eh? Carina. Allora, ecco cosa mi è piaciuto, ma guardate un po' se non sembra il punto. Adesso poi vado a vedere le spiegazioni. Questo mi sembra proprio il punto che ho utilizzato per fare la maglietta a mia nipote e quello che volevo spiegarvi durante la diretta tutorial. Mi sembra proprio lui. L'andamento è quello, eh? Guardate un po' come siamo alla moda. Involontariamente, perché a me piaceva indipendentemente da... Ah, ecco. E la maglia mi piace, la maglia mi piace. Oi. Questa maglia con cosa, Lorenza? Allora, questa maglia con un sacco di filati con dei bei ritorti cottoni o lucidi o opachi, con la canapa delle Lollo con le vele, con com'è che si chiama? Il puro, quel bellino un po' frisé, con il linette. Con cosa lo possiamo fare? Con il Matisse. Vabbè, anche se non corrispondono proprio tanto come. Come spessore, i filati si adatta bene, ecco, non è difficile far combaciare questo filato con le misure nostre. E anche con, ecco, una cosa così, con quel lino fiammato che ho comprato ad Orvieto da Ciclostile. Ah, è bellino, è proprio carino, cioè, ce n'è solo una cake. Però a lui mi piacciono le maniche, mi piace, proprio mi piace questa maglia. Magari piacerà anche alla Camilla. Questa me la voglio fare. Allora, poi abbiamo una vestina. Vedete qua. Tutta a crochet con la balzina in fondo. A parte che è carino questo grigio giovannino, verzulino. Guardate che intinta, è notevole. Guardate un po' intinta con la lampada, il paralume e con i cuscini, le coperture, ma come mi piace questa brandina qua, proprio carina. E come sono belli questi fiori infilati in questa boccia. Ecco, questi sandali mi sono sempre piaciuti, ma io non ho il piede, non ho proprio il piede, a parte che mi slitta da le parti, ma ho una luce valgo spaventoso. Ma oh, poi quella stringa lì piuttosto scalza, però sono bellissime, belle belle belle. Mi piace anche il fatto che siano così smussate sul davanti. E poi mi piace il pezzotto che vedete qua, che è, vabbè, i pezzotti sono questi tappeti della Valtellina realizzati con le fettucce di cotone di recupero. Sono bellissimi i pezzotti, ci sono dei pezzotti che sono delle opere d'arte, ragazzi,
Oh, guardate un po' com'è interessante questa cosa qua, questa costruzione in diagonale, che è purtroppo davanti non è che ce la fanno vedere molto bene. Mi piace, oh, io amo le camicie, ma dove le pescano le camicie questi? Ma quanto mi piacciono queste camicette, io amo le camicette e mi piacciono le maniche, ce n'ho una che la porto sempre così, mia sorella me ne ha regalata un'altra diversa, carina. Oh, va bene. Mi piace, certo, non amo questo genere di scarpe, non è mai stato il mio genere, la décolleté così mai mi è piaciuta mai. Ho avuto delle décolleté carine, ma non così, o così alte mai e poi mai. Mi piace questo cardigan, mi piacciono questi punti che formano delle coste con questi rilievi che li abbiamo visti molto spesso proporceli dalle nordiche, li abbiamo visti su lei, l'abbiamo visti, eh. Lei, quando dico lei mi viene in mente Rory e le ragazze Gilbert. No, come si chiamano? Le ragazze? Le ragazze? Ah, Gilmore, Gilbert, Gilmore. Meno male. Ogni tanto si presenta la Nadia, meno male che mi dà una mano. La Nadia e la Gloria Pennatti che aiutano la mia memoria. Meno male che ci siete, perché io mi perdo per strada. Oh, qui abbiamo un crochet veramente interessante. È di mio gusto, a parte questa frasca in mano che non ne capisco proprio il perché. Cosa c'ha da fare nel caminetto questa frasca che sembra l'oro ma non lo è? Va bene, la maglia mi piace. La maglia mi piace, si potrebbe fare con il matisse, si potrebbe fare con un sacco di filati. È un punto di rosa che mi piace ma mi sbatte e ci ho fatto le fotografie per la carta d'identità. Come sono brutta in quelle foto. Ma io picchierei chi me l'ha fatta, ma non avevo voglia di discutere, quindi me ne sono portate e portate a casa, dove basta, togliamoci sto pensiero. Allora, qui abbiamo un filato interessante, che è un, si chiama Kid KGB, viene da dire, GGH, come si dica in inglese, bene, ne so, e che ha un 65 mohair, 30 poliamide, 5 lana, 25 grammi, 250 metri. Quindi quanto il kid, quanto il soffio delle Lollo. Carino. Mi piace poi questo Berlin About Berlin Spotty. Che è carino, 55 cotone, 26 poliamide, 19 poliestere e vabbè, allora. Però è carino. Con lui lo userei a telaio, ma io non le uso così tanto acrilico. DMC, allora questo cos'è? 80% cotone riciclato, 20 poliestere, una specie di cordino, diciamo. Guardate un po' com'è bella questa clutch, questa borsa, eh? Ecco, chiamiamola borsa, carina. Poi qua abbiamo Lang Karma nella maglietta che mi piace tanto e che fa anche perché ha i colori delle caramelle. Fashion Silk Blend DK Rico Design. 45 cotone, 45 seta, 10 poliestere, 220 metri in 50 grammi. È interessante. Ma noi abbiamo anche gelso, c'è ancora o l'abbiamo finito, Lollo? Oh, ma ce ne abbiamo di filati che possiamo utilizzare. Lui è un filato strano, dalla torsione strana, e sembra un... non mi ricordo come si chiamano questi filati qua, non è un catenella, ma simile. Allora... andiamo avanti, abbiamo tutto questo color agrume, questo color pompelmo rosa, questo color arancia di Sicilia. Amo la Sicilia. Voglio mettere la bandiera, mi piace la bandiera della Trinacria, eh? Ma mi piace anche la bandiera della Sardegna, i Mori. Ah, sono i Mori, cosa sono? Non mi ricordo, ma ci sono delle bandiere che mi piacciono da morire. A parte il tricolore, che vabbè, dovremmo tenercelo tutti vicino. Ma poi bisogna parlare di queste novità, di come ci stanno prendendo in giro, signori, informatevi, uscite dai canali soliti, cercate. Vabbè, e comunque la bandiera della Trinacria la amo e la bandiera della Sardegna pure. Ma anche quella che rappresenta i Doria, quella di Genova mi piaceva, però devo studiarla un po' meglio. Allora, mi piace questa maglietta, questo top, questa... A me top, la differenza fra... Oh, stabiliamo un po' delle differenze, fra top e canotta. Scrivetemela un po', secondo voi che differenza c'è? Maglietta quando ha un pezzetto di manica, giusto? Basta che abbia un pezzetto di manica, è una maglietta, una t-shirt. E poi questa che è sbracciata, ma sbracciata così composta, è un po' rigido sto filato, eh? Però Zebeo, ecco, mi piace la scollatura così, è proprio bella.
È un po' pesantino, mi sono spogliata, mi sono subito tolta la mia blusa di lino con le maniche arrotolate, sono quasi manica corta, appena accennata. È in lino boucle pure, la sottile, sottilissimo. È bella questa maglietta, questa canotta, mi piace, la trovo bella, mi piace il colore, che bello questo sfondo della rivista, bravi! Guarda, sempre con queste piante in mano perché... ma chi lo sa che pianta è questa qua? Me lo dite per piacere, bellissima, magari Max lo sa. Allora, sti pantaloni che li sono pure un po' larghi. E anche questa maglietta con questo effetto ajour la trovo proprio carina, carina. Mi piacciono i colori vitaminici, mi piacciono i golf. Oh, qui ce l'abbiamo, pensate, e dice, ma ci fanno vedere la lana? Sì, perché allora, l'Europa... Anche in Italia, anche se andiamo in Sicilia, abbiamo i monti in Sicilia, serve anche avere, andiamo ad Erice adesso, magari la sera fa freschetto, sempre ad Erice vai, e io voglio andare anche a Palermo, non ci sono ancora andata. È bello, mi piace questo tessuto, questo effetto operato, mi piace tanto, mi piace il volume, mi piace questo fuff, che te lo metti che ti senti fuff, 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 non pesante ma che ti c'è voglia, bello, mi piace tanto, mi piace lo scollo. Mi piace assai. Qui no, ecco, queste cose, questi alettoni, mi piacciono i pantaloni come andavano negli anni 70. La mia amica Manu ce ne aveva, eh. La mia amica Manuela Costa, la mia amica del cuore, la mia amica di infanzia, no, la media no, adolescente. No, guardate come sta pesante sto bordo, oh, fa caldo sta maglia, però sta bene con qualcosa sotto. No, no, le alette così non mi piacciono, non sono di mio gusto, tantomeno il collo girato pesante così, fa caldo. Dici, ma hai appena detto che l'Italia è lunga? Sì, ho capito, quello lì però è sproporzionato. Oh, guardate poi che camicetta romantica, mi sa che anche questa camicetta l'abbiamo già vista. Ma che carino l'anellino. Oh, io solo d'estate divento una gazzaladra, eh. D'estate mi infilo di tutto. Stamattina avevo la mia doppia collana, mi è arrivata per la festa della mamma, non me l'avevo fatta vedere. È carina, da dove mi arriva? Dalle Lollo, dal negozio delle Lollo. Quella lunga, lunga, con i colori del mare, che bella. Ecco, e poi c'ho un sacco di collanine corte adesso al collo. Ma non ti hai detto che c'è caldo? Sì, ma loro fanno fresco. A meno che non siamo al sole, così mi ustionano. Ah, mi piace questo anelletto. Mi piace anche la borsetta così, ma cosa metti Lorenza? C'è già il cane in collo, non ha l'altra colla, dove te la metti? No, non sono per me. Sono belline, per carità. Guardate un po' le scarpe larghe. Guardate un po' come sono brutte le scarpe quando stanno così staccate dal piede. No, poveraccia. Chissà come è scomoda, sì che non avrà fatto grandi passi, se le sarà messe così qua e là. Allora, questa è la maglia della copertina. Ah sì, ecco, come vedete... Ecco, c'è la gunneletta dietro, anche lì. Perché così lungo? Non lo so. Mi piacciono, però quando sono più corte, non quando sono così lunghe. Mi piacciono più corte, più corta davanti, col pezzo più lungo dietro, ma che, ecco, quando il pezzo più lungo dietro arriva a metà chiappa. Ecco, non così a gunneletta. È uno spreco di filato, mica per altro. No. Così non mi piace, ma tanto a noi che ci importa, lo possiamo fare come ci pare, lo possiamo fare lo spacchetto come no, possiamo fare il bordo così basso oppure no, ma figuriamoci. Oh, un tappetino! Crochet. Allora, abbiamo dei golf di cotone che riusciamo a disfare, li utilizziamoli per fare dei tappeti. Mi piace, questo tappeto mi piace, mi trova consenziente. Dove lo metteresti? Io con un cane e un gatto sarebbe un problema. Però mi piacerebbe, sapete dove mi piacerebbe? Sotto al... perché poi sto scalza, ecco dove lo potrei mettere. Sotto, in sala, sala da pranzo, dove ho la dormo, uno dei miei angoli da lavoro, dove ho quel comodino, ma è più un tavolinetto che un comodino. E la seggiolina, la poltroncina da giardino, con tutti, dove ho tentato di farvi la diretta ultima, il tutorial. Ecco, lì ci sarebbe proprio carino. Magari d'inverno ci sta bene anche la menù, solo che poi l'oreste ci si fa le unghie col fetente. Come mi piacciono questi sgabelli, queste sedute che sono dei tavoli, che sono belli, mi riempire casa, a me piacciono le cose, per quello che è divertente fare traslochi, tra virgolette, divertente. Perché tanto di casa in casa qualcosa ti si spacca, qualcosa erediti, qualcosa ti lasciano e cambi proprio il modo di vivere la casa. Io non vivo nello stesso modo in tutte le case, sono loro che mi guidano.
e mi creano delle esigenze e mi soddisfano delle necessità. Tra la lera e tra la la. Guardate che carina la tutina. Zebea, eh? Carina. Carina. Certo, vestire bambini è un incubo perché sono tutti diversi. Se li capisci, gli fai la taglia, che taglia te faccio, che se già te va più bene. Guardate che carino, è bello il tuo bambino, carinissimo. Ma guardate lei, quando c'hanno i piedini ciccioni, da morsi. Ma che siete belli bambini. Ecco, questa è una tutina, è una salopette, qui, che possiamo trasformare anche in pantaloncino, con poco. Veramente con poco, guardate com'è bello un bambino, mi si bella, non so cosa sei, ma sei bello comunque. Oh, qui abbiamo la borsettina per la bambina che cresce, con la camicetta bella composta. Allora, la gonnelletta pesa anche a me, non sulle ginocchia, sotto. Vado a mettere pure io con le pieghe cucite, che segnano proprio la panzetta, eh? Ma sotto una bella pancera, e chi sei visto, sei visto. Ma sì. Oh, queste ce le avevo, queste cose che sarebbero bene con il mio salottino da giardino che ho salvato dal rogo. Pensate quanti anni è che sta con me. Ah, questi trempelli ai bambini piacciono, ma quei filati sono talmente brutti, mi sto riferendo ai gadget, che manco queste cose ci potrei fare, perché se sono brutti, sono brutti, eh. Ah, è un impegno, sarebbe trasforma queste brutture in qualcosa di bello, un esercizio interessante da fare durante gli incontri. Perché ti fa guardare i filati che hai in un modo diverso, e quel ciccinin di quello là insieme a quella cosa brutta ti trasforma e ci fa una cosa bella. Questa bambina c'ha caldo, questi pantaloni che non sono la sua taglia, guardate un po', una gamba in un modo e una gamba in un altro, non solo perché è storta. Come te l'hanno messi questi pantaloni, Fantin? E mi piace questa cosa dietro, così un po' anni 60, eh? È un po' anni 60 sta cosa, guardate che carino il fungo lampada, ma nero, magari dai buchini esce la luce, chissà. Oh, anche questo mi piace. Come si fa questa cosa qua? Questa cosa qui sono due filati, allora potrebbero essere due filati diversi, uno molto sottile e uno no, e che si alternano, così come potrebbe essere troppo ordinato. No, sono due filati, non ve lo so dire, le righe lavorate con filati di consistenze molto diverse. Ah, non l'avevo letto, giurin giuretta. Lana grossa, bene, lo possiamo fare. Lo possiamo fare. E se non lo possiamo fare, lo chiediamo alle Lollo. Ce lo fate qualcosa per fare questa cosa qui? È carinissimo. È proprio carino, che crea l'effetto ajour e non lo è. E lavoriamo come? Boh, non lo so se è tutta maglia rasata. Cosa dietro? Boh, è carina questa maglia quadrata. Mi piacciono queste maglie così. Guardate che carine. I polsini grana di riso. Il bordo a grana di riso. È carino. E guardate che belli i libri impilati, i garofani, come sono belli. Io ce l'ho qua davanti, i garofani. Garofanini rosa, rosa shocking. Oh, che bel calzone Principe di Galles, e che belle scarpe sportive. Guardate, vedete un po', le vedete? Allora, qui abbiamo una maglietta carina. Oddio, drammatizza un po', sì, il Principe di Galles, questo pantalone lo vorrei. Ma non così aderente, largo come ho quelli di lino. Quindi una gonna pantalone. Mi piace, il Principe di Galles mi ha sempre affascinato, l'ho sempre trovato elegante. E ho avuto, l'ho indossato molto spesso il Principe di Galles. Mi ricordo una gonna di Penny Black, potrebbe essere, o Nick Nick era il negozio, quindi Penny Black, che l'avevo pagata una fortuna, mezzo stipendio. Ero ragazzina, ma mi è durata un'infinità. Era bellissima quella gonna, perché era a portafoglio ma con il listino in vita, e poi aveva una ruche tutto intorno dal lato dell'apertura, ovviamente. Ma era deliziosa, un po' bombatella, un po' botticella, carina. Poi ero magra, mi stava bene, avevo punto vita, nascondeva i fianchetti e ci mettevo le camicette sblusanti, ci mettevo insieme una camicetta di 8 di San Pietro color salmone, quella che poi è diventata lo strassino della Camilla quando nasce, è cresciuta, che la lattava, lei voleva pezzetti di quella camicia lì, ma poi ve la racconto quella storia, ma mi sa che ve l'ho già detta. Allora, questa maglietta può essere carina, però sopra un calzone così ci mettiamo quello che ci pare. Punto pavone, simile, sì, è carino. Però vedete, allora,
quella manica mette in evidenza il gomito, che il gomito non è un punto felice per noi donne, ma manco per gli uomini, perché spesso sono brutti, rovinati, abbiamo i pori, di tutto gli capita il gomito, non lo so perché. Mia nonna le venivano i calli perché strusciava sulla macchina da cucire, quindi aveva sempre le pelli secche e lei poverina si dava la pomice e poi si metteva la crema perché le veniva proprio una roba. Povera la mia nonna, quanto ha lavorato, povera donna. E quindi la manichina o più cortetta o più lunghetta, perché il gomitino non è bellino. Però Bellino voleva alludere Liguri. Oh, qui abbiamo una blusa. Una blusa. Col marsupio. Ci avevamo bisogno del marsupio. Ah, beh, che bella proprio. Vabbè, diciamo che l'effetto marsupio gli dà un tocco. È carina, questa è proprio Archetti. Alta, una catenella, vai, carina. Ci serve un bel filato, però, se no diventa proprio una roba che ti sei messa alla tenda. No, serve un bel filato. Con che cosa lo faresti? Non lo so. Vediamo un po'. Come si chiama? Con il puro delle Lollo. Ma anche con. Allora, io che ho un sacco di lino sottilissimo, con il cotton delle Lollo e gli sbatterei vicino uno dei lini che ho, così gli dà lo zing e mi piace, perché è sottile, è bellissimo. Per capi d'abbigliamento ad uncinetto, il cotton è uno dei filati più belli, e a maglia anche, e per scialli pizzosi pure, perché è morbido, è vero, ma lui chiacchiera da solo, perché è un filato operato, elaborato, operato, se non pensate a inclusioni, se non lo conoscete, andatelo a vedere il cotton. Cioè, a dire alle Lollo devi farci qualcosa con il cotton, perché merita tanto. Oh, qui abbiamo un altro vestitino. Carino, elegante. Cioè, serve un bel filato qua, eh. Qua serve un bel filato. È un po' nudo, ma sotto, signori, qua ci vuole la sottoveste, eh. Allora, o la sottoveste, questa ce l'ha Regiseno, boh, non vedo bozzi. Allora, o la sottoveste o la sottogonna. Ve le ricordate le sottogonne? La foda era quella con l'elastichino a vita, signori. Possiamo mica, veramente, eh. Non si tratta di essere moderni, si tratta di essere ordinati. Non è proprio carino. Non è proprio carino, sembra una bella fodera. C'è niente da fare, una bella sottoveste. Io le amo le sottovesti, mi piacciono. Qui abbiamo un golfone, bello il collo, i colli così mi sono sempre piaciuti, bellissimo. Poi c'è la camicia che sbuffa fuori, ecco dietro. Vabbè, è un po' da studiare, eh? È un po' da studiare. La manica che davanti sembra tutta lavorata, vedete qua, poi invece ci rendiamo conto che sotto non la è. Qua è un po' da tirare giù, lo potevano tirare un po' giù questo coso. Com'è bello questo ambiente di casa, belle quelle cose alle pareti, quelle stampe. Qua abbiamo un po' di squali punti. Abbiamo altri golf, il giallo, vabbè, estate, che volete mettervi, il nero, perché no. Queste vestagliette da paese, sono carine queste fantasie. Nuove nuance. E questo è un filato un po' fiammatello, poi mamma si alza il vento, la mia tenda già è rotta. È carino, ecco, i cardigan, guardate che carino l'effetto buchini sotto. È carino. Che cosa sei tu? L'estate di nuovo qui, ah, il tavolozzo viene come il giallo, va bene, cosa sei? Il filato è un fresco mix di lino e cotone. Ci piace. Ci piace, ci piace. Ma lei è delizioso. Ma sei tittina carina questa gonnelletta con questa bella maglietta che ti ha fatto mamma, o anche la nonna, o anche la zia, o anche il fratellino, o anche lo zio, o anche il babbo, anche il nonno. La vicina di casa, ecco. Ma che carino, molto carino, mi piace proprio anche il colore, sta bene col blu, e lei è carina. Sono belli vestiti, i bambini vestiti bene. Ah, qui, ah, che bel effetto sulla spalla. Come l'avrà fatto? Con un filato multicolor. Allora, questi effetti ce li possiamo fare, si chiama chiné, possiamo crearci le sfumature, le possiamo creare noi, assolutamente sì. Queste scarpe mai messe e non le metterei mai più, vero? Diglielo anche a loro. Guardate un po' che bella sta sedia, la voglio, è bellissima, chissà quanto costa. Guarda, ah, qua abbiamo la camicetta, ma che carina. E ah, che carino il sacchetto, lo zainetto. Sono buffi che te li senti sbattere sulle chiappe, queste cose qua, eh? Che ti segano un po' le spalle. Cosa ci si possono mettere? Già se ci metti il libro, ti viene un corpo. Poi
E servono le fodere. Allora, che come fai a mettere le fodere? Le borse si fanno a misura delle shopper, ricordatevelo. Così non c'è da diventare pazzi a fare le fodere. Carino, 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 mi piace, sacchettino, va bene, sta carina. Oh, eccola qua, la maglietta che mi piaceva. Io non so perché dietro sono così brutti. Vabbè, non gli avrei messo una camicetta così chiara sotto, una maglietta così chiara. Almeno per le schiena fa il difetto. Allora, la manica mi piace. La manica così mi piace. Ma tanto mi piace questa manica. Carino il bordino così, carina anche la successione dei colori. Sì, mi piace. Va bene. Filato karma. Ma noi ce lo possiamo fare un multicolor? Boh. Io cosa ho di multicolor? Sapete, io queste cose qua me le creo spesso, ve l'ho detto, no? Quando compro queste matasse sottilissime, tinte in stampa, belle, belle, o sono sul lucido perché c'è molta viscosa, o sono lucido opaco che c'è lino e seta, queste cose così me le tengo da parte, le ho finite quasi tutte. Perché danno uno zing quando abbiamo voglia di questi effetti qua e non abbiamo il filato. Ecco, allora usiamo un monocromatico oppure facciamo uno sciné mettendo insieme due colori arrivando praticamente allo spessore desiderato e poi aggiungiamo un filato sottile che ha un effetto di tintura in stampa, non che ha un effetto, è stato tinto in stampa, quindi una serie di colori per gradazione o meno in successione. Li troviamo anche nei reparti filati da ricamo, i gomitoletti con tanti metri, non importa. Tanto lui fa la sua parte la fa. Qui abbiamo un'altra maglietta, la possiamo chiamare maglietta o la volete chiamare top? Ma avete chiamato questa cosa qua? Oh, voglio capire voi quando è che chiamate top un capo, maglietta un altro. Oh, guardate che fiori! Oh, che bello! Ecco, anche questa mi piace. Perché sta bene? Perché sotto abbiamo un capo, un calzone, una gonna, quello che vi pare, che è diverso ma non crea uno stacco netto dal bordo e così ci slancia la figura senza mettere i tacconi. Ecco, lo trovo gradevole. Come lo fai questo? Ma lo potremmo fare anche con un filato nel mezzo di una qualità e un altro nei bordi. Il Matisse nella parte centrale, nei bordi un qualcosa di monocromatico, di abbastanza tosto, che riprende uno dei colori presenti nel Matisse. Sapete che il Matisse ha delle nuance belle decise, però sempre quella inclusione, ecco, scegliere una di quelle e fare il bordo in contrasto monocromatico, viene sciccoso. Ah, se viene sciccoso, sta maglia è bella. Io poi con tutti quei calzoni che voglio vivermi quest'estate, perché l'ho presi avanti l'anno scorso, ne ho 5, tutti uguali. Oggi ho l'azzurro, guardate qua, color saponetta, l'Ajax, ve lo ricordate l'Ajax saponetta? È uguale. E, eccola, guardate quanto è carina sta maglietta, sta bene un po' a tutte. È carina che si appoggia così, non mi piace la scollatura eccessiva sotto l'ascella, ma la correggiamo per i fatti nostri. Mia nipote c'aveva ragione che vanno tanto sti pantaloni senza orlo sfranciati, ma me ne ha regalati un paio che no, li devo allungare. Ho trovato anche il modo, devo andare dalla sarta perché non so, non c'ho voglia, non sono capace, non c'ho voglia di mettermi a meno sbatti. Allora, qui le abbiamo già viste queste maglie, no? Questi rombi, sono carini. Qui serve un filato chic, però lo possiamo fare anche con un filato semplice. Io sono un'amante del Macò. Potrebbe andare, non so quanto possa essere troppo ciccioso, non lo so, col Matisse, lo farei anche con il Sirio, eh sì, perché è vero che c'è quella piccola percentuale di seta, ma di cashmere, ma è bello addosso, è sottile, col coloncinetto prende una bella consistenza, ma dà un tepore giusto. A volte è carino avere un twin set smanicato col cardiganino sopra, se uno lo vuole più caldo, utilizza un punto che accentua lo spessore senza metterlo doppio. Tanti intrecci, quelle cose così. Ecco che abbiamo un capo che ci dà più tepore, utilizzando lo stesso filato senza snaturalizzarlo. Ricordatevele queste cose. Oh, questo è lo stesso trucco di prima, no? Un filato sottile, un filato più cicciotto, lavorate a righe
Ed ecco, tono su tono, carina, elegante, dai, diventate elegante, butta maglia. Ecco, questa è la canotta che vorrei fare a Camilla. Mi piace così, è proprio carina. Probabilmente gliela faccio così, da mettere sotto, col matisse gliela faccio. Sì, gliela faccio così da mettersi sotto alla giacchina che ha adesso. Sta carina. A me queste collane anni 80 mi sono mai piaciute. Me ne hanno regalata una, pure vuoto l'oro. Sapete il problema dell'oro vuoto? Non è di essere nasini, ma come lo guardi si acciacca e non lo riporti a misura, in forma grossa. Ma io non amo non amo l'oro, non mi piace l'oro. E poi l'oro mi fa diventare nero il collo, sono allergica. Ma lo è l'oro, l'oro. Mettete una collana d'oro, mi vengono le setole sul collo dove poggia proprio e mi viene il collo nero, così come gli orecchini, mi fanno le orecchie nere e la Fede mi tagliava il dito, sì, mi dà allergia. Ma non mi piacciono proprio grosse, a me piacciono le collanine sottili, oppure se sono un po' tribali, un po' etniche, un po' che hanno un senso, che raccontano qualcosa, sì, ma quando mettono insieme, che ne so, i legni, il cuoio, lo so, il cuoio, allora, i legni, i metalli vari, le pietre, le conchiglie, quelle cose un po' kitsch, d'estate le metto. Anche il cocco, però l'oro non mi piace, l'argento molto. L'oro, se è una piccola inclusione come negli orecchini russi che avevo di metà 800, erano bellissimi. Argento, lapislazzoli e oro, bellissimi. E corallo, lapislazzoli, c'era l'oro delle piccole boule lisce e montate su argento. Me li guardavano tutti con gli orecchini, me li sono persi. Mi dite niente che non dispiacesse. Oh, la bimbina con la maglietta infilata dentro. Metti a posto la maglietta. No, la voglio fuori. Metti a posto la maglietta. No, la voglio fuori. Ecco, una via di mezzo. E la maglietta è carina. Mi piacciono questi colori. Ci sta bene il grigio lì in mezzo. Con che cosa? Boh. Fitta, povera Cicina, te che caudo con questa cosa qua. Non te che manco le causette e te che è una maglietta che te fa un caudo. Vabbè, comunque è carina questa maglia, anche la gonnelletta. Carina, mi piace, la maglia la metterei anch'io. Metterei in basso un colore come il mio pantalone senape. Yes, ho anche l'azzurro, le scuole punti. Basta, abbiamo finito. Ah, no, così, non lo so, ora ve lo dico. Sì, mi sa che abbiamo proprio finito. Abbiamo finito. Tutto insieme ci hanno messo. Allora, mi interessa questa rivista che la mia cartolaia non ha, la mia edicolante. No, pratica punto croce può essere carino. Quindi gli ho detto di cercarmela perché a Camilla potrebbe piacere, ma anche a me. Ma su internet trovi di tutto, ho capito. Mi piace la rivista, lei è bella, 38 modelli, è tutto colore, ma sì, grande mania. E il prossimo Burdamaglia è il 1° di agosto. Vado a mangiare, amici miei, ora non vi conosco.